Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi proviamo insieme la collezione natalizia di Wycon Cosmetics. Piccolissimo disclaimer, alcuni di questi prodotti mi sono stati inviati dal brand, altri li ho acquistati con i miei soldi. Questo per me non fa alcuna differenza, cioè non farò nessuna differenza tra l'uno e l'altro. Se un prodotto non funziona per me, non funziona per me, punto. Ma ci tenevo a specificarlo. Se siete nuovi qui, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare. Allora, prima di tutto una cosa che vorrei dire è che i pack sono veramente molto belli. Questo è quel sacchettino che vi danno quando fate gli acquisti. Secondo me sono molto molto carini. Peccato doverli buttare via, però per un regalo di Natale secondo me fanno una bella figura, soprattutto il sacchettino. Cominciamo subito col fondotinta. Questo qui è il Pump It Up Foundation. Io ho preso la colorazione numero 3 Light Beige. Vi scriverò i prezzi qui sopra sullo schermo, così potete vedere da voi. Anche di questo qui il pack è molto carino. L'unica cosa che non mi piace tanto è il fatto che sia limited edition. Io di solito tendo a non acquistare i prodotti che sono per il viso quando sono limited edition, per il fatto che se mi dovessi innamorare di questo fondotinta, una volta finito, una volta sold out, non potrei ricomprarlo, quindi questa secondo me è la prima pecca di cui dobbiamo parlare. Comunque, come potete vedere, bisogna schiacciare e il fondotinta esce piano piano. Io vado ad applicarlo utilizzando la Beauty Blender. Una cosa che ho notato quando ho swatchato questo fondotinta è che la consistenza sembra molto molto idratante. E a vederlo così di primo impatto mi sembra anche bello coprente. Il che già è un bel problema perché appunto, col fatto che è limited edition, se dovesse essere molto bello e tenere bene durante la giornata, mi darebbe fastidio. Un'altra pecca di questo fondotinta è che non ci sono tantissime colorazioni. Per le pelli scure ci sono veramente, forse ci sono due colorazioni o addirittura ce n'è solo una. Quindi, Wycon, se stai guardando questo video, è ora di cambiare questa cosa ed iniziare a creare più colorazioni perché ci sono tante persone diverse con tanti toni di pelle diversi e dobbiamo includere tutti. Perdonate questo brufolo gigantesco, vediamo se riusciamo a coprirlo bene col correttore. Comunque, fino adesso devo dire che il fondotinta mi piace parecchio, lo sento molto idratante, mi sembra abbastanza coprente. L'unica cosa che ho notato è che mi sembra che si ossidi un pochino. Non so se magari potrebbe essere una mia impressione, ma non so, mi sa che si ossida un pochettino. Quindi tenetelo presente, se andate a scegliere la colorazione, swatchatelo e aspettate un po', aspettate qualche minuto per vedere se effettivamente combacia col colore della vostra pelle oppure no. Molto liscio, non appiccicoso, copre abbastanza bene, quindi il fondotinta per adesso mi sta piacendo. Poi un'altra cosa che ho preso è il Cover It Concealer, questo qui, sempre colorazione numero 3 Light Beige. E questo qui non l'ho neanche swatchato in negozio, quindi spero che la colorazione sia giusta. Questo qui è l'applicatore, di solito questa tipologia di applicatore a me piace tanto. Mi ricorda l'Urban Decay Stay Naked. Qui dice correttore liquido a elevata coprenza che nasconde totalmente ogni imperfezione cutanea, lasciando la pelle otticamente levigata e vellutata. Quindi mi aspetto parecchio. Vediamo se riesco a coprire questo brufolo gigantesco. Ho messo un po' di burro cacao, non credo che si veda la differenza, le mie labbra sono sempre secche, sia in estate, in autunno, in inverno, sempre, costantemente, quindi mi dispiace, ma non posso farci nulla. Parliamo del correttore. Prima di tutto, una cosa che dovete sapere se decidete di acquistarlo è che si asciuga abbastanza in fretta, quindi dovete essere abbastanza veloci a sfumarlo. Va settato perché, come vedete, sta facendo le pieghe qui sopra gli occhi, qui sulle palpebre. Direi che copre abbastanza, considerando che stanotte non ho dormito affatto. Il brufolo non è stato coperto troppo troppo bene, ma è talmente gigantesco che non so neanche se un Tarte Shape Tape riuscirebbe a coprirlo. Praticamente sono quattro brufoli insieme a questo punto. Finora i due prodotti viso li trovo veramente buoni. Andiamo a settare il correttore prima che inizi a fare seriamente le pieghe. Vado ad utilizzare questa palette qui che è la What Women Want Perfect Palette. All'interno è fatta così, una palette sia con gli ombretti sia con blush, terra, cipria illuminante. Oh, ok, si gira del tutto. Mi piace quando le palette si chiudono così. È più comodo per farvi vedere voi. È una cosa totalmente inutile nella vita reale, ma quando devo farvi vedere i prodotti è più comodo tenerlo così. Comunque, vado ad utilizzare questa polvere qui per settare il correttore.
Fino adesso questi prodotti mi sembrano migliori del solito rispetto a quelli che ho provato io di Wycon. Allo stesso tempo sono più costosi del solito, secondo me. Non sono sicura di questa cosa, devo valutare bene ogni singolo prezzo perché gli ho dato un'occhiata ma sinceramente non mi ricordo. So quanto ho pagato e vi dico che secondo me i prezzi sono un po' alti. Però nonostante il prezzo sia più alto, trovo che questa collezione finora sia fatta abbastanza bene. Vado a usare questo colore qui per fare il contouring. Vediamo un po', mi sembra un pochino rossiccio dallo swatch. Non riesco a capire se sono le polveri che profumano o se sono i pennelli. Più che per il contouring, questa la vedo meglio come terra abbronzante. Per il colore, che è un po' rossiccio per poter fare il contouring, secondo me, per il mio tono di pelle. Poi se siete ancora più chiare di me, è un po' troppo rossiccio. All'interno di questa palette qui c'è anche l'illuminante, però non lo so perché quando l'ho visto ho pensato che fosse troppo grigio. Questo qui è lo swatch dell'illuminante. Su di me questo secondo me sarebbe troppo grigio per me. Quindi io ho deciso di prendere anche questa palette qui, che è la I'm Perfect Face Palette, che all'interno è fatta così, vedete c'è l'illuminante e il blush. Non so, mi ispirava di più questa sinceramente, piuttosto che questo illuminante qui. I blush della palette completa sono anche carini. Vado a usare questo blush qui. Non so come si veda dalla fotocamera, ma dal vivo il blush è molto molto bello. Come colorazione per me, perché è una di quelle colorazioni che a me piacciono tanto. Vediamo com'è l'illuminante, perché sapete anche voi che se l'illuminante fa schifo, questa palette verrà regalata subito. Ovviamente sto scherzando, però ho grandi aspettative sull'illuminante. Allora, non è estremamente accecante, ok? Però comunque non mi sembra male, non mi sembra che abbia risaltato la texture della pelle, il che è un miracolo perché in questo momento la mia pelle è una texture orribile, unica. Per adesso, tra tutto quello che ho provato, questa è quella che mi è piaciuta di più, questa è il fondotinta. Passiamo agli occhi, ho da utilizzare questa palette qui, come vi dicevo. Ho anche da provare questo ombretto liquido qui, che è della linea Diamond Dust Eyeshadow, colorazione numero 8. Inizio con questo colore qui, vado ad applicarlo nella piega dell'occhio cercando di tenerlo il più basso possibile. Uso sempre lo stesso marrone con un pennello a penna e vado ad applicarlo nell'angolo esterno e nella piega dell'occhio. Ora prendo Trick, che è il bronzo brillantinato, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. E con un pennello piccolo vado a prendere il nero e lo applico nell'angolo esterno dell'occhio. Poi con il marrone vado a sfumarli piano piano insieme. Ora vado a prendere il Diamond Dust Eyeshadow. Lo vado ad applicare però con un MAC 242 per evitare di fare danni. Me l'aspettavo più rosso. No? Allora, per quanto riguarda l'ombretto brillantinato, non so, io mi aspettavo molto più intenso, molto più, a parte anche rossiccio che non mi sembra, mi sembra che sia rimasto un po' più neutro, però me lo aspettavo più brillantinato, non mi è piaciuto tantissimo questo qui. Penso che ci siano ombretti liquidi, glitterati, anche allo stesso prezzo, meno costosi, più intensi di questo qui. Per quanto riguarda invece questa palette qui, non è male assolutamente, io non mi vedo personalmente cercarla, portarmela in giro costantemente, anche se è ideata in modo da essere facile per viaggiare, per portarsela dietro, perché avete tutto, dal blush all'illuminante, contouring eccetera, ombretti, però ecco, non mi vedo cercarla nel cassetto più di tanto. Nella rima inferiore vado a usare il marrone scuro. Ora vado velocemente a farmi le sopracciglia e torno subito. Più o meno le sopracciglia sono su, facciamo finta che siano stupende, non lo sono tanto, ma facciamo finta, ok? Giochiamo a far finta. Come mascara abbiamo da provare questo qui, che è il Wow Lashes Fun Effect. Guardate che carino la confezione. È super carino come regalo di Natale, perché vedete, potete appenderlo all'albero. Che
questa è un'idea molto carina. Vado a provare questa mascara qui, primissima volta, non credo di averlo mai provato. Di solito i mascara di Wycon mi piacciono abbastanza. Questo qui è lo scovolino. Allora, questo qui è l'effetto del mascara da applicato. Personalmente non ho una grandissima fan, ho fatto più passate, io ho le ciglia veramente cortissime, quelle che mi seguono da tanto lo sanno già, glielo dico sempre. Il mascara non una grandissima fan, mi spiace. Ci manca solo il setting spray che non fa parte della collezione ma me li hanno mandati, ho deciso di provarli, perché no. Questo qui è l'All Day Perfect Setting Spray in Matte Effect. Non una grande fan del setting spray, mi dispiace, va su un po', mi ha fatto un po' di macchioline in giro, quindi no, il setting spray non mi piace. Abbiamo due rossetti da provare della collezione natalizia, uno è il Velvet Lips Liquid Lipstick, questo qui, e uno invece è questo qui della collezione 24 Carats, che è fatto così. Allora, tenete presente che io non sono una fan di questa tipologia di rossetti, perché non mi piace tanto sentire i glitter sulle labbra, però vediamo, vedendolo così non mi ispira tanto, però vediamo, se i glitter non si sentono, questo è molto bello da regalare a una persona. Vado a usare prima il Velvet Lips Liquid Lipstick, colorazione numero 500, Light Rose. Allora, numero uno, il colore del rossetto non azzecca tanto col look, a parte questo. Numero due, non ho mai applicato un rossetto liquido così in fretta in vita mia. Di solito ci metto una vita intera perché ho questo labbro superiore che va giù dritto e questo che è più curvo, e quindi devo ogni volta star lì a cercare di sistemarli, lo so, è molto drammatico, lo so veramente, per un rossetto, davvero. Però ho fatto veramente molto in fretta. Ci sta mettendo un pochino ad asciugarsi. Non vi ho fatto vedere l'applicatore, che è questo qui, che è ultra sottile, però è anche molto morbido. Vedete che si piega facilmente. L'applicatore mi piace tantissimo. Non mi piace il fatto che ci stia mettendo così tanto ad asciugarsi. E ribadisco per l'ennesima volta, nonostante io sia molto ripetitiva, che non consiglio affatto il setting spray. Mi ha rovinato anche un po' l'ombretto. Ora, questo rossetto non si è ancora asciugato, a questo punto vado ad applicare sopra questo qui. Ha sicuramente reso il colore del rossetto più abbinabile con gli occhi, quello sì. Devo dire però, voi non vi aspettavate più glitter? Solo io? Vedete, questo è lo swatch del rossetto. Non so, mi sbagliavo io, mi aspettavo più glitter. E invece ha questo effetto dorato. Diciamo che non ci sono proprio abituata, poi queste labbra secche, figuriamoci. Questo qui è il trucco completamente finito. Avete visto anche voi che ci sono stati un po' di alti e bassi durante questo video, alcuni prodotti veramente top, tipo il fondotinta mi è piaciuto un sacco, la palettina con illuminante blush mi è piaciuto un sacco, mascara ombretto liquido non tanto personalmente, il rossetto liquido mi piace l'applicatore, ci mette un po' tanto ad asciugarsi, il rossetto glitterato non lo so. Sinceramente non mi sono ancora fatta un'idea precisa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione. Vi piace il trucco? Vi è piaciuto qualcosa? Qualcos'altro non vi ispira più di tanto? Sapete benissimo che per me la vostra opinione è super importante, quindi se vi va ci vediamo nei commenti qui sotto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Grazie mille per la compagnia, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!